benvenuti al 40° episodio di Cycling Chronicles. Io sono Giacomo Lini e sono uno dei conduttori di questo podcast. Dico uno dei perché con me ci sono il rigoroso ordine alfabetico Giuseppe Campolo, meglio noto come Primo. Ciao Primo, sei pronto a parlare della prima classica di stagione? Dell'ultima classica di stagione, che però è la prima per il nostro podcast, ora che ci penso. È la prima classica per Cycling Chronicles, sono pronto, saluto te Vincenzo e tutti i nostri amici all'ascolto. Qui va sempre peggio perché da 36 noi siamo saliti a 37, la mia partecipazione a Lombardia di sabato a questo punto è in forte discesa. Ullala, proprio 37 tutti insieme. E con noi c'è anche Vincenzo delle Donne. Ciao Vincenzo, sei pronto a parlare non dello stato di salute di Primo, che ci interessa, ma anche no, visto che ha solo 37 di febbre, bensì del Giro di Lombardia? Guarda, a me interessa in realtà, perché deve essere il mio accompagnatore per il Giro di Lombardia. La tua spalla. Però confermo col dire che 37 non è febbre, e che le preoccupazioni di Primo sono eccessivamente... Sono ingiustificate. Comunque, sai che non avrei detto che questa era la nostra prima classica monumento? E invece sì, è la prima classica monumento che affrontiamo live, cioè che affrontiamo mandando l'episodio, poi mettendo online l'episodio. Ne abbiamo fatte quando abbiamo fatto le nostre prove. È vero, hai ragione. Passa il tempo, eh? Vola il tempo quando ci si diverte. Cycling Chronicles era presente a Innsbruck, Cycling Chronicles sarà presente al Giro di Lombardia, con una particolarità che abbiamo annunciato nel corso delle precedenti puntate. Cercheremo di essere tanto alla partenza da Bergamo, quanto, sempre Trenord permettendo, all'arrivo di Como. Quindi sarà una... E sempre che tu sia in grado di trovare la stazione più vicina a Largo Trento Trieste a Como, giusto? Prima. Sarà un Giro di Lombardia itinerante, sarà divertente, poi daremo conto di questa esperienza. E chiaramente dovremo dotarci di powerbank per poter avere modo di vedere la corsa sul treno, in stazione, in attesa appunto degli spostamenti. Altrimenti poi di che cosa parliamo? Chiaramente dovremo recuperarla. Guarda, sarò sincero, Primo, se il trattamento televisivo riservato al Giro di Lombardia è quello degli ultimi anni, potete spostarvi con tutta la calma che volete da Bergamo a Como e vedere tutto quello che viene mandato in televisione, purtroppo. Giro di Lombardia, che è chiaramente l'ultima classica dell'anno, però c'è sempre grande attesa per questa corsa, ovviamente, una delle cinque classiche monumento, che quest'anno subirà una modifica del percorso rispetto a quanto è avvenuto nel 2017. Tu sei l'uomo delle cartine, quindi dici come cambia il percorso quest'anno del Giro di Lombardia, causa forza maggiore ovviamente, non è stata una scelta dell'organizzazione, causa forza maggiore. Cosa succede? Allora, dopo un'alternanza di arrivi e partenze tra Bergamo e Como, per qualche anno pare, perché sempre il percorso del Giro di Lombardia, la monumento dimenticata, viene annunciato solo a fine agosto, inizio settembre, le start list non si trovano fino a 20 minuti prima della partenza, in buona sostanza, vabbè. Comunque, sto procedendo su questi temi, dicevo, il percorso dopo l'alternanza di partenze e arrivi tra Bergamo e Como si è spostato in via, sembrerebbe, un po' più stabile a Como come arrivo. Questo cosa comporta? Comporta un finale che prevede Colma di Sormano, la salita di Brunate, o meglio, fino a Civiglio, e poi dopo lo strappo del Sanfermo. Quest'anno il Sanfermo è chiuso per effetto di lavori, non ho capito esattamente in che punto, comunque verrà sostituito dalla salita verso il Monte Olimpino, al posto del Sanfermo. Ma in buona sostanza il percorso ricopre quello del 2015 e quello del 2017, con Colle Gallo e Colle Brianza in precedenza, oltre a, chiaramente, alla salita alla Madonna del Ghisallo prima della colma del muro di Sormano. Nell'economia della corsa non ci dovrebbero essere degli sconvolgimenti di tipo clamoroso. L'unica variabile che potrebbe cambiare è quella di un ruolo ancora più centrale per quanto concerne la colma di Sormano e il Civiglio. Civiglio che però tra salita e discesa è già stato decisivo nelle ultime edizioni in cui si è arrivati a Como, quindi 2015-2017 con le vittorie di Vincenzo Nibali, una volta aveva attaccato in discesa e poi era resistito al ritorno di Daniel Moreno sullo strappo di Sanfermo. In un'altra occasione invece ha preso e salutato la compagnia nell'ultimo chilometro del Civiglio e non è stato più rivisto. Lo strappetto finale è più semplice, quello di Monte Olimpino è più semplice rispetto alla salita di Sanfermo, più breve anche, però vale sempre la lezione per cui questo arriva dopo 240 km di corsa e può necessariamente, anzi può con ogni probabilità costituire lo spartiacque finale della gara. Da tenere presente che, come sempre, la discesa della colma dopo il muro di Sormano
su Nesso, quindi che riporta la corsa sul Lungolago, è da tenere in particolare attenzione per via della strada stretta, molto tecnica, molto tortuosa. C'è da sperare che non ci siano cadute come nell'edizione del 2012, quando fu Ballan, mi pare, ad avere la peggio nella questione caduta, che poi di fatto segnò la fine della sua carriera, e del 2017. Questo è l'augurio, speriamo che sia così anche in questa situazione. Prima il muro di Sormano lo conosciamo, il Graham Arboden all'ennesima potenza, in buona sostanza. Dobbiamo fare una precisazione che è relativa alla start list. Registriamo di martedì 22:55. Non mi sembra che abbiamo nulla di ufficiale, a meno che voi non abbiate delle fonti più autorevoli delle mie. Ma ringrazia che sia stato pubblicato il percorso del Giro di Lombardia. A volte, secondo me, i corridori lo comunicano il giorno stesso della gara. È la Monumento dimenticata. Trattamento veramente particolare quello che è riservato a questa corsa. Abbiamo una start list provvisoria. Per quanto riguarda le cadute che dicevi in precedenza, l'anno scorso hanno coinvolto De Plus, se non sbaglio, Bakelants che si fece piuttosto male, e poi Petilli, sì, trauma cranico, veramente una bruttissima caduta. Dicevamo di start list provvisoria, abbiamo in corsa due soli vincitori, due soli uomini che hanno il Giro di Lombardia già in bacheca, che sono Vincenzo Nibali. Come l'avete visto al Giro dell'Emilia, Vincenzo Nibali? Come si avvicina a questo Giro di Lombardia secondo voi? E ancora indietro, non mi sembra che da Innsbruck siano stati fatti passi in avanti evidenti, diciamo, non serviva forse soltanto un po' di tempo in più. Secondo me è in crescita Nibali, eh? Secondo me è Sì, abbastanza in secondo me in crescita. crescita. Peraltro, anche oggi alla Trevalli ha fatto qualcosa di interessante. Non so se avete avuto modo di vedere la corsa. Già oggi meglio rispetto al Giro Sì, dell'Emilia. già al Giro dell'Emilia meglio rispetto al Mondiale e oggi meglio rispetto al Giro dell'Emilia. Quindi lo vedete in crescita. Sì, è in crescita, non so se possa essere da vittoria. Io credo di no, credo ci possa essere qualcuno più in forma di voi. Io vorrei invece aprire una piccola parentesi su Bernal, che visto tutto sommato abbastanza bene al Giro dell'Emilia, e non me lo aspettavo sinceramente al rientro già così performante. Bernal che dovrebbe essere in start list, Sky che si presenterà con una squadra secondo me non male, dovrebbero esserci Elizonde, Moscon che credo possa essere il capitano, Rosa, i due Henao e poi De La Cruz. Poi non so se vogliate voi continuare a fare una carrellata di nomi, direi che c'è l'imbarazzo della scelta e direi che non c'è un chiaro favorito, se non Valverde forse che esce dal mondiale. Accanto a Nibali, l'altro vincitore del Giro di Lombardia in corsa è De Martin. De Martin, però, che ha interrotto la Vuelta, ricordiamo, per assistere al parto della moglie. È un altro corridore che su questo percorso avrebbe sicuramente potuto dire la sua, ma è un altro che da Innsbruck di fatto è rimasta negli occhi la sua forma scadente. Nibali che corre in una Bahrain Merida che presenta particolarità al via due coppie di fratelli, Lisa Aguirre e appunto i Nibali. Poi ci sono i francesi al via. Romain Bardet per la Gilles de Serre, c'è Thibaut Pinot che si è fatto vedere oggi alla Trevalli Varesine. Hai detto bene, una Sky che si presenta forse con più punte, sicuramente Moscon potrà essere il capitano designato per quello che si è visto negli ultimi tempi, però non sono sicuramente da sottovalutare gli altri nomi. Abbiamo la Mitchelton Scott che dovrebbe schierare a via entrambi gli Yates, ricordiamo che la start list che abbiamo è provvisoria, una Movistar che presenta Valverde. Anche Kreuziger la Anche Mitchelton Kreuziger, ma Scott. anche Jack Haig. La Vincenzo Sconti è sicuramente una squadra di assoluto rilievo per corse come queste. Il team Movistar con Valverde con la maglia di campione del mondo, che dovrebbe affiancarsi a. Dovrebbe essere affiancato Mikel Landa, che invece ha saltato la prova mondiale. Mentre nella start list provvisoria che ho io non c'è Nairo Quintana. Ci sono 18. Le 18 formazioni World Tour al via, poi ricordiamoci sono anche le 4 professional italiane, oltre alla Israel Cycling Academy e alla Fortuneo che schiererà Warren Barguil. Abbiamo un'assenza, abbiamo almeno due assenze di peso, una che era annunciata ed era quella di Tom Dumoulin, e una che la cui notizia è giunta oggi, che è l'assenza di Julian Alaphilippe, che sarebbe stato. Anche lui con una ottima condizione, con una buona condizione, sarebbe stato sicuramente uno dei favoriti di questa corsa, ma che è praticamente sgretolato dalle fatiche di quest'anno, già pagate a Innsbruck nel modo in cui abbiamo avuto modo di vedere, e decide di disertare questa classica di fine stagione che, mi ripeto, è una corsa che assolutamente gli si addice.
Abbiamo il team F Education First con Woods e con Rigoberto Urán, che hanno già fatto vedere di disporre di buone gambe, lo stesso Urán nonostante le prestazioni ballerine, ma non corredate, non supportate da una tattica in corsa sempre puntuale, lo abbiamo detto nella scorsa trasmissione. Poi c'è il tuo amico Primoz Roglic, che è per me uno dei nomi caldissimi, caldissimi di questa edizione. Secondo me è la volta buona, carissimo Vincenzo, che ti farà una sorpresa. E poi forse, come abbiamo detto, tu mi hai anticipato, al via c'è il colombiano giusto, Bernal, sempre al netto di questo buco di preparazione che purtroppo ha dovuto subire dopo la classica di San Sebastiano in cui è andato a terra di faccia facendosi molto male e perdendo il treno per il mondiale. Il colombiano giusto per ricollegarmi a una cosa detta settimana scorsa, in cui con riferimento al mondiale di Innsbruck ho lanciato il sasso avvelenato, avvelenatissimo. Hai lanciato una bomba atomica, hai lanciato non il sasso avvelenato E prima. ho parlato di colombiani sbagliati, di uomini sbagliati per la Colombia, per provare a dare una spiegazione altra alla contropprestazione della Colombia a Innsbruck, sollevando le ire di Giacomo ed esprimendomi in un modo che poi, data la chiusura chiaramente le ire di Giacomo simpaticamente, perché di sicuro non litighiamo sul ciclismo, quindi però ci piace essere in disaccordo. Non ancora, però Potremmo potrebbe arrivare anche il giorno. provare, dicevo, a dare una lettura diversa della controprestazione della Colombia al mondiale. Eravamo in chiusura di trasmissione, non abbiamo avuto modo di approfondire questo aspetto che va assolutamente chiarito. Perché parlavo di colombiani sbagliati? Parlavo di colombiani sbagliati perché non, chiaramente col senno di poi, sebbene sia andato a risentirmi cosa avevo detto in sede di preview del mondiale sui colombiani, forse gli uomini che la Colombia schierava al via, ecco, non dico che non fossero adattissimi, però forse non erano gli uomini giusti, forse gli uomini giusti non erano tutti presenti a quella manifestazione. Io confermo la mia posizione. Confermo la mia posizione, ma tengo a precisare che la mia posizione non vuole sconfessare il punto di vista di Giacomo. Io non voglio parlare per bocca sua, anche perché Giacomo è qui adesso ci dice come la pensa. Giacomo, tu imputi la controprestazione dei colombiani al mondiale di Innsbruck essenzialmente a due fattori: uno stato di forma globalmente scadente, ora mi correggerai se sto sbagliando, e al fatto che alcuni colombiani, quelli di punta, per così dire, si presentavano al via del mondiale di Innsbruck, ma trovandosi in una situazione di involuzione tecnica, possiamo parlare in questi termini, quindi in un momento particolare della loro carriera. Se non ho capito, O della stagione, sì. non mi trovo assolutamente in disaccordo con questa tua posizione, sono concorde con te. La mia era una spiegazione diversa che provava ad aggiungersi a uno stato di forma effettivamente scadente. E questa tua osservazione sullo stato, sull'involuzione di alcuni di questi corridori, ma che peraltro abbiamo avuto modo di sottolineare parlando ad esempio di Quintana alla Vuelta. Cosa volevo evidenziare? Che la Colombia Innsbruck era fatta per metà di gente tipo, proprio per metà, per il 50%, di gente tipo Contreras, Anacona, Martinez e Sebastián Henao, che hanno evidente attitudine verso la salita, ma che fanno in quattro una vittoria tra i professionisti e che hanno in quattro il 25° posto di Anacona a Lombardia 2012 come miglior risultato nel monumento, ma questo era il gregariato. Passando agli uomini di punta, passando ai capitani, è a loro che era riferita la mia osservazione sull'assenza degli uomini giusti. Questa osservazione deve essere letta con una chiave personale, quindi in chiave personale, una chiave personale che vuole disancorare le possibilità di questi uomini dal loro rendimento in corso di 3 settimane, che è stata una liaison su cui si è fortemente insistito prima di Innsbruck e che secondo me era sbagliato perché non era quello che si doveva guardare quanto alle prestazioni di questi uomini in corse simil Innsbruck, quindi a corse tipo il Lombardia, corse tipo le corse ardennesi, ecco, la Lenti Bastogliheggi, quella sostanzialmente, possiamo aggiungerci anche l'Amstel. La Freccia Vallone già è un'altra cosa, non la prendo neanche in considerazione. Di Rigoberto Urán, io Rigoberto Urán l'avevo fatto salvo, avevo detto no, Rigoberto Urán è un uomo giusto, però è in una condizione che non lo rende un uomo giusto, ma qui io abbraccio totalmente il tuo punto di vista. Su Henao doverosamente devo ritrattare, perché ho detto non è un uomo giusto, però date le sue 4 top 10 in classico monumento, quinto e non a Lombardia, settimo e non alla Liegi, più la prestazione di Rio, che forse è l'unica occasione in cui